Hello guys, benvenuti ad un altro video vlog. Oggi è sabato, sono libera. Sono libera e sto andando in realtà in aeroporto per prendere mia mamma e mia zia che sono venute a trovarmi, a trovare in realtà me e mia cugina che viviamo qua a Londra. E sì, niente, quindi in realtà non voglio spoilerare il piano perché ogni volta che programmo qualcosa alla fine o non si fa o va storto o facciamo qualcos'altro, quindi alla fine non lo dico, lo faccio direttamente vedere, non dico niente per adesso. Comunque avete notato qualche differenza? In realtà non ho gli occhiali perché finalmente sono andata a comprare le lenti a contatto. Piccola storia, io usavo le lenti a contatto l'ultima volta che le ho usate probabilmente era il 2019, però ho avuto un'infezione all'occhio perché sicuramente con le unghie, non lo so, è andato qualcosa nell'occhio, però alla fine ho avuto questa infezione, quindi non ho potuto più usarle per un po'. Poi vabbè, è successo il Covid e quindi alla fine non le ho più prese, però sì, nel senso sono contenta che finalmente posso riusarle. E oggi sono andata, stamattina sono andata a farmi, non è una visita, è più un training su come devi mettere le lenti, come le devi togliere, soprattutto se hai le unghie lunghe. E quindi sì, sono andata a farmi fare questo training, anche se già sapevo come metterle, però è giusto un modo per rinfrescarmi la memoria e quindi sì. Comunque adesso vado a prepararmi perché ovviamente sono in pigiama, non so se riuscite a vedermi, sono in pigiama, però adesso vado a cambiarmi giusto per andare a prenderle e poi per fare la cosa che dovremmo fare dopo mi ricambierò. Però sì, vediamo dopo cosa mi metto. Per ora mi metto una tuta molto easy giusto per andare a prenderle. Arriveranno all'aeroporto di Gatwick South, Terminal Sud, quindi ho, da dove abito io, soltanto mezz'ora di treno, quindi vado a prenderle direttamente io, anche perché mia cugina comunque lavora, quindi non avrebbe più tutto, però sì, vado a prenderle, mezz'ora di treno e quindi sì, venite con me a prendere mia mamma e mia zia in aeroporto. Una cosa che mi fa molto contenta, hashtag up happy, è che finalmente posso riusare i miei occhiali da sole. Perfetto. Però come solito, cioè vedi perché non dico le cose, perché poi le dico mi succede sempre qualcosa, vabbè. Ovviamente non è colpa mia che il treno è in ritardo, però ora mi tocca aspettare 10 minuti, 15 minuti per prenderlo. Cioè in realtà le avrei volute, cioè sarei voluta essere lì e per prenderle, cioè. Però vabbè, come al solito, gli imprevisti succedono a tutti.
20 minutes later. Much, much, much later. Mi ha messo a parlare, non ci credo. Ecco, era trovata persona con cui parlare, guarda, lo sapevo. Vi siete messi a parlare, avete trovato gente con cui parlare, beh? Certo, abbiamo trovato una sarda come noi, che ci ha parlato l'inglese. Dove? Noi. Ma dove? Adesso al controllo biglietti, perché cosa eravamo detto? Tutti insieme e quindi siamo passati tutti con lei. Dai. Ok ragazzi, scusate, è stato il casino dietro, però ovviamente con l'arrivo di mia mamma e mia zia abbiamo aperto un po' di cose, hanno portato cibo, chi più ne ha più ne metta. Comunque questo, mi sono cambiata per uscire, questo è l'outfit, questa maglietta e di Giambattista Valli per H&M, era una collezione che era uscita, voglio dire, 2 o 3 anni fa e ovviamente non potevo non prenderla. In realtà volevo prendere anche quella che è uscita quest'anno di Thierry Mugler, però è andata subito sold out e non l'ho fatto in tempo online. Quindi vabbè, questa è la maglietta. Poi questi pantaloni li ho presi da Shein, che sono pantaloni normali, solo un pochino rossi, non sono proprio fini 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 né troppo pesanti, quindi vanno benissimo per queste giornate così. E poi le scarpe di Sergio Tacchini, che ho preso da poco quando ero in Sardegna questa Pasqua. E quindi niente, sono contentissima di poter usare gli occhi da sole. Ecco qua. Pronta per uscire. Vieni Susi. In giro per Londra? No. Buona scarpa, eh? La scarpa col tridente. Fanno sempre cose così, stupendo. Wow. Hai ragione. We're walking up that way. Ok, siamo venuti qua, alla fine dobbiamo il nostro goal è di andare fino a Sloane Square e poi da lì vedere i negozi di Cartier e tutti quei bei negozi, però qua è proprio la strada, la piazza per andare di là. Questo tutto fa parte del leone.
Cool. Ciao. Ciao. Io non ci riesco a spiegarmi così, però. Vai zia, vai zia. Aspetta. Ah? Ok. Sì. Schiacciare qualcosa. Miri. No, non devo schiacciare niente. Ciao mamma, ciao Miri. Ah, stai ancora filmando? Ciao, sì. Ciao, ciao, ciao. Allora, Susanna Meli, ci racconti le sue impressioni di questo giardino Chelsea in Bloom? Sì, molto bello. Sono entusiasmata. Addirittura, oh. Sono entusiasmata. Really lovely. Grazie di aver visto. Hashtag lovely. No, questa è la nomine. Il Re Leone. No, questo. Ambumato. Mufasa. 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 Come che si chiama? Di vederlo qui a Londra, ecco. Incontrarlo. Aperta per i casting. Per i primi. Quelle due di lei. Ma vi conosciamo? Vi conoscono. Chi dove siete? Amore? Di Cabras? Di Cabras, da. Conoscete qualcuno di Cabras? No, nessuno. Io conosco persone di Solano. Io conosco un certo Antonello, noto Tonello. Tu lo conosci un certo Tonello? Venuti qua alla fine Sloan Square, questo è dove finiremo il tour, diciamo, dei fiori, anche perché stanno smantellando tutto quanto qua, soprattutto a Cartier, dove io volevo farmi la foto, dove volevo vedere cosa c'era. Stanno già smantellando tutto, purtroppo. Da Tiffany hanno lasciato ancora qualcosa, però è troppo lontano, cioè nel senso troppo tirato in alto, e quindi alla fine non si può fare una foto vicino, quindi alla fine non farò foto, però alla fine vogliamo fare una foto qua vicino con mia mamma, esattamente così, sì, esattamente così. Chi? Papi? Perché gli piace? Sembrano di quelle macchine anni 50 di Elvis Presley, vero? Grazie.
Sono contenta che c'è venuto mio nonno qua, ci ho avuto un po' di tempo per farla, quindi più che altro finalizzare il passaporto e tutto quanto, quindi sono contenta che finalmente dopo il Covid siamo riuscite a farla venire a vedere Londra. Quindi sì, sono molto contenta. Alla fine ho optato per questo bank holiday che è che è il 29 di maggio, e quindi ho detto perché no farla venire proprio in questo periodo, soprattutto perché il tempo è molto c'è un bellissimo tempo, nel senso che è caldo perché c'è sole, però fa vento, non c'è così tanto caldo come d'estate, non è afoso e quindi è perfetto. Comunque, come al solito, mi dilungo nella conversazione e io vi saluto qua. Noi, come ho detto, stiamo per andare a dormire. Comunque, grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, non dimenticatevi di iscrivervi ai miei social, anche ai miei social che vi lascio qua sotto, e vi mando un grandissimo bacio, non so parlare oggi, un grandissimo bacio, ciao! Oggi è sabato. Ok, oggi è sabato, è un refreshment, un